Dottoressa Di Valerio, il reparto di neonatologia che lei dirige, l'ospedale civile di Pescara, è già pronto per affrontare l'autunno sotto l'aspetto del Covid-19. Avete lavorato e bene negli ultimi mesi, si guarda le prossime settimane. Abbiamo già lavorato, come ha detto lei, sono stati mesi duri con percorsi differenziati. La fortuna vuole che il neonato difficilmente si ammali di Covid-19. Abbiamo avuto una decina di madri positive, ma con figli tutti negativi. Il percorso è un percorso dedicato, quindi assolutamente sicuro. Abbiamo una stanza di isolamento nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di questo tipo, quindi siamo assolutamente pronti. Si parla di questa possibile seconda fase che dovrebbe arrivare un po' in generale. C'è un po' di preoccupazione, però l'ospedale di Pescara, soprattutto nel vostro reparto, diciamo, la professionalità dei vostri medici è davvero grande. La ringrazio per questi complimenti, abbiamo lavorato tutti duramente, non c'è stata neanche una positività nei nostri operatori, né medici né medico né infermieristico, però la preoccupazione rimane per questa malattia che sicuramente può essere una malattia seria, quindi raccomandiamo la prudenza, raccomandiamo la mascherina e di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni. Qual è la fascia di età per quanto riguarda i più piccoli in cui il rischio è minore? Sicuramente per il neonato il rischio è minore, sono descritti pochissimi casi al mondo, però questo non ci deve sicuramente far abbassare la guardia.